Buona serata, nuovo appuntamento con l'informazione su Telestense. Apriremo tra poco parlando di cronaca, ma vi anticipo che avremo servizi anche relativi alla politica, in particolare un'intervista a Ilaria Baraldi del PD. Vi parleremo anche di un bel progetto chiamato Galeotto, progetto legato al carcere di Via Arginone per dare una seconda vita appunto alle persone che si trovano all'interno del carcere stesso. E poi vedremo dettagli sul piano neve del comune di Ferrara. Ma come dicevo, cominciamo subito dalla cronaca perché nel pomeriggio di ieri, mercoledì, nell'ambito di un servizio di controllo in zona GAD, i carabinieri della stazione di Ferrara hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 23enne di origine nigeriana senza fissa dimora sul nostro territorio pregiudicato. Il giovane, mentre transitava in via Oroboni, è stato fermato dai militari, i quali, insospettiti del suo atteggiamento nervoso, hanno eseguito un controllo rinvenendo 5 ovuli contenenti eroina del peso di 1,70 grammi e due ovuli contenenti cocaina del peso di 0,57 grammi. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del giudizio direttissimo. E come dicevo, parliamo di politica. Eletta alla segreteria dell'Unione Comunale del PD l'11 luglio scorso, Ilaria Baraldi è il nuovo volto alla guida del Partito Democratico in questa stagione difficile per l'intera area della sinistra e del centro-sinistra. Intervistata da Dalia Bighinati per la rubrica A tu per tu, la Baraldi, in un linguaggio assai poco politichese, racconta il suo modo di concepire la politica, come questa si intrecci con il suo vissuto personale, interviene sui temi caldi del PD ferrarese, a partire dalla volontà di non candidare politici di lungo corso, ma di vedere con favore candidature civiche. Nell'intervista integrale che andrà in onda domani sera, venerdì 14 dicembre alle 22:20 su Telestense, per poi essere visibile anche sul canale YouTube di Telestense, Ilaria Baraldi non manca di fare anche un breve identikit del suo candidato ideale alla carica di sindaco di Ferrara. Vediamone un'anteprima. In questo momento il PD da solo non ce la fa. Dopo appunto un periodo di chiusura in se stesso e di autoreferenzialità, è molto più coerente e corretto nei confronti dei propri iscritti, dei cittadini e degli elettori, ammettere che è più efficace, più positivo stare all'interno di un ragionamento dove il PD non è da solo, ma è insieme ad un'altra serie di forze, di movimenti, e da qui appunto la necessità di aprirsi ad una fase nuova che contenga anche appunto caratteristiche di civismo, che infatti non a caso dopo l'assemblea del PD ha dato qualche segno di vivacità. Si sono svegliati. Ecco, diciamo che quindi potrebbero essere questi candidati o queste liste civiche che nasceranno, che stanno nascendo attorno ai candidati, potrebbero essere interessanti per voi. Cioè, mi Sì, fa piacere che ci siano forze che si assolutamente. Sì. presentano perché voi potreste fare che cosa? Aggregarle, presentarvi con loro, e come eventualmente ci sarebbe il grosso problema di quale candidato a questo punto, perché non si possono candidare tante persone, bisogna poi alla fine sceglierne una. Certo. Beh, innanzitutto è quello di intavolare un ragionamento con le persone che si sono rese disponibili e con quelle che si sono già candidate, capire se la disponibilità necessariamente sfocia in una candidatura e la candidatura che cosa ha dietro, se è soltanto un orizzonte ideale nel quale poterci riconoscere o anche già una progettualità e soprattutto delle forze, delle persone e dei cittadini disposti a sostenere questa proposta. Quindi è Sì. sicuramente un'apertura e una disponibilità. Ma voi avete un candidato da presentare? Beh, oppure questo no che avete detto, cioè che ha detto l'Assemblea Comunale, no agli assessori attualmente in giunta, ma cosa hanno fatto di male questi No, assessori? allora, gli assessori non hanno fatto niente di male, o meglio, come chiunque hanno responsabilità politiche, ovviamente, e quindi
in alcuni casi positive, in altri casi probabilmente ci hanno preso meno, ma non è assolutamente una damnatio memoria di quello che del governo, che peraltro io ho sostenuto e continuo a sostenere, quindi sono tutte persone con le quali abbiamo lavorato molto bene, che credo abbiano dato a Ferrara un volto anche molto nuovo e diverso da quello che aveva 10 anni fa. Questo appunto l'anticipazione dell'intervista che vedrete domani sera, ma adesso invece cambiamo argomento, andiamo in via Arginone per parlare di Galeorto, un progetto che coinvolge i detenuti del carcere di Ferrara che volontariamente e gratuitamente coltivano zucche, violine e altri prodotti nell'orto della casa circondariale. Un progetto dell'associazione Viale K, appoggiato dalla direzione del carcere, che serve per gettare le basi di una nuova vita quando si esce dal carcere dopo aver scontato una pena. Vediamo. Siamo in tre e abbiamo iniziato da quest'anno, diciamo, a coltivare i prodotti che ci portano. Come sta andando? Come lo vedete, si vede che per noi anche è un mestiere, se riusciamo. Ce l'abbiamo qua 2100 piante di fragole, varietà Clary. Adesso abbiamo messo sotto la terra 1500 metri quadri di cipolle, ce l'abbiamo indietro, questo anno ci stavano le zucche, sono uscite buone. 5 ore al giorno per coltivare volontariamente e gratuitamente 3 ettari di terra all'interno della cinta muraria di Via Arginone. È il lavoro quotidiano di 3 detenuti in carcere a Ferrara che fruiscono del programma di lavoro in pubblica utilità, una sanzione penale sostitutiva in favore della collettività. Tra i prodotti coltivati spiccano le zucche violine. Anche soddisfazione quando vedi che tutti dicono che le zucche del carcere di Ferrara sono state le più buone, dolci, buone. Ma è vero, perché tutto è bio qua, non si mette pesticidi, non si mette niente. Quest'anno abbiamo prodotto quasi una ventina di bis, che un bis, diciamo, c'ha 400-500 kg. Proprio le zucche violine sono al centro del progetto Galeorto, frutta e verdura coltivata dai detenuti nell'orto della casa circondariale, un progetto di associazione Viale K che si estende in 5 ettari di terreno e che vede la partecipazione di molti altri detenuti, ma soprattutto un progetto che getta le basi per un cambiamento, per ritrovare la strada fuori dal carcere, per dire che c'è la possibilità di cambiare e di ripartire con nuovi progetti. Abbiamo messo pure un impianto di quest'anno, perché visto che la corrente non era, funzionavamo prima con il generatore, finché le hanno dato l'ok, e così ci hanno portato anche la corrente, così abbiamo messo la pompa, tutto perfetto. Questo anno va bene, speriamo di avere una motozappa, perché è più facile lavorare la terra. Fuori di qui, quando uscirai dal carcere? Il mio mestiere è tecnico agronomo, io sempre faccio questo lavoro. Fuori di qua spero che trovi un lavoro come per fare questo mestiere, non solo con la zappa, posso lavorare con macchinari agricole, con tutte le macchinari, lo so fare trattamenti di piante, lo so per malattie e tutto. Io, grazie a Dio, ho già un contratto di lavoro sempre agricolo nella zona di Ferrara, visto tramite l'educatrice, ho avuto tramite direzione, ho avuto, diciamo, un permesso premio nel teatro, così ho avuto opportunità di conoscere il mio futuro datore di lavoro, e abbiamo avuto un paio di colloqui e mi ha dato la disponibilità. E quindi agricoltore? Agricoltore. E rimanendo in tema, proprio le zucche violine del Galeorto saranno donate ai soci dell'Avis durante la settimana del dono. Chi andrà a donare il sangue riceverà una zucca a chilometro zero, e a promuovere l'iniziativa c'è anche Coldiretti Ferrara. Vediamo. Regalare per Natale ai soci le zucche violine coltivate dai detenuti della casa circondariale di Ferrara. È la scelta dell'Avis comunale provinciale, che ad ogni donazione di sangue effettuata daranno in regalo ai propri donatori una zucca chilometro zero del progetto Galeorto, un progetto di agricoltura sociale appoggiato dalla direzione della casa circondariale di Ferrara in piena collaborazione con l'associazione di Viale K.
Venendo già da tempo in carcere mi sono reso conto che impegnare i detenuti nel lavoro si ottengono dei risultati ottimi e avevamo degli spazi all'interno del carcere che erano liberi, erano a prato e una volta che abbiamo compreso che si poteva con la collaborazione e con il permesso appunto dell'amministrazione poterli utilizzare ci siamo messi all'opera e ho trovato una grande collaborazione e sento anche dall'interesse sia attuale della Coldiretti ma soprattutto della Confagricoltura che ci ha aiutato molto a partire, vedo che c'è la prospettiva anche di migliorare questo tipo di rapporto ed è importante il rapporto con la scuola di agraria del Navarra che all'interno del carcere sta formando dei detenuti al lavoro agricolo e ottengono il diploma. Già quest'anno 5 detenuti sono usciti e che stanno anche uscendo dal carcere con il diploma di agricoltura, in agricoltura. A far conoscere e promuovere le zucche del Galeorto anche Coldiretti Ferrara. Attraverso l'agricoltura c'è la riabilitazione di figure che stanno passando un momento difficile della loro esistenza e attraverso la coltivazione dell'orto, attraverso la produzione delle verdure, delle zucche in particolare, è una forma di collaborazione, di coltivazione di cibo vero, no? Che è un tema per noi molto caro, che si contrappone al cibo falso e pensiamo che l'iniziativa fatta con la casa circondariale, fatta con l'Avis, con Coldiretti, sia meritevole di questo nostro intervento. Il nostro scopo è anche quello di far tornare agricoltori, anche i cittadini che devono, seppur non coltivando più la terra, però devono avere la capacità di riconoscere i cibi buoni, tradizionali, a chilometro zero e che valorizzano la loro salute. Cambiamo argomento, parliamo di condizioni meteo. Come avrete sentito, l'Emilia Romagna potrebbe essere colpita, diciamo, da nevicate nelle prossime ore, soprattutto nelle zone appenniniche. Ferrara al momento non è coinvolta, ma il Comune ha già predisposto il piano neve e ghiaccio per la prossima stagione invernale 2018-2019. Sentiamo in cosa consiste. Sono state riconfermate per la stagione invernale 2018-2019 dal settore opere pubbliche e mobilità le modalità del piano neve e ghiaccio attivate nel 2010, che vedono all'interno del comune di Ferrara la centrale operativa per affrontare le criticità in caso di neve e ghiaccio nel territorio comunale. Sono 10 i dipendenti comunali del settore opere pubbliche e mobilità che fino al marzo prossimo coordineranno la centrale operativa per la gestione sia del piano neve sia delle altre attività di emergenza o di routine relative alla viabilità nel periodo invernale, occupandosi principalmente delle operazioni di salatura delle strade e di sgombero della neve. In caso di precipitazioni nevose, la centrale sarà attivata con operatività 24 ore su 24 attraverso la rotazione del personale a disposizione su 3 diverse fasce orarie. I 38 mezzi dedicati tra spartineve e spargisale sono forniti da un consorzio di aziende locali sulla base di un contratto di appalto. Il piano, predisposto dal Comune di Ferrara, prevede diversi livelli di intervento in relazione alle caratteristiche della situazione meteorologica da affrontare. Ogni precipitazione nevosa viene valutata in base a temperatura, grado di umidità, presenza di vento e di pioggia. Il Comune di Ferrara, anche su indicazione della Protezione Civile Emilia-Romagna, valuterà e attiverà l'azione più adeguata tenendo monitorata la situazione meteorologica per tutto il periodo dell'evento. Inoltre opererà in sinergia con gli altri enti e istituzioni competenti per predisporre interventi che assicurino il regolare funzionamento delle attività pubbliche della città. Il prefetto e il sindaco, in caso di emergenza, potranno disporre misure straordinarie per garantire la sicurezza dei cittadini. In caso di ghiaccio, viene effettuata la salatura preventiva per evitare la formazione di lastre in punti particolarmente nevralgici o pericolosi per la viabilità. In caso di neve, oltre alla salatura, è prevista la rimozione con intervento di lama spartineve. Infine, il Comune di Ferrara propone a chi ha più di 75 anni un aiuto concreto per risolvere alcuni problemi quotidiani. In caso di neve, il progetto Giuseppino offre accompagnamento a visite mediche per la spesa e per l'acquisto dei farmaci. Per informazioni è a disposizione il numero 0532 90 39 94.
E adesso invece parliamo di cultura, perché c'è stato un importante riconoscimento oggi per il MEIS, il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah. A distanza di un anno dall'inaugurazione è stata consegnata la targa green di GBC Historic Building, che ha premiato la sostenibilità del museo, certificandolo come ecologico e autosostenibile per il suo intero ciclo di vita. Un riconoscimento che è anche l'occasione per tracciare un bilancio delle attività del MEIS. Abbiamo conseguito uno straordinario successo di visitatori accorsi a Ferrara da tutta Italia e dall'Europa, ma anche da Stati Uniti e da Israele, ha dichiarato il presidente Dario Disegni. E ricevuto lusinghieri apprezzamenti dal pubblico e ottimi riscontri sulla stampa nazionale ed estera. Per il 2019 è in programma una grande mostra sul Rinascimento, un ulteriore tassello del percorso espositivo del museo per comunicare il contributo decisivo che gli ebrei italiani hanno apportato alla storia e alla cultura del nostro paese. E adesso invece andiamo in fiera, perché sabato 15 e domenica 16 dicembre la Fiera di Ferrara ospita l'evento Fishing Show. Ce ne ha parlato la project manager Antonella D'Agostino. Questo weekend a Ferrara Fiere, quindi il 15 e 16 dicembre, si terrà il Fishing Show Italia, la fiera della pesca sportiva. È un'evoluzione di quello che era il Carp Show, che ha avuto 7 edizioni a partire dal 2012, ma da quest'anno la manifestazione sarà aperta a tutte le discipline dell'appunto della pesca sportiva. Quindi sabato gli orari saranno d'ingresso dalle 9 alle 19, domenica dalle 9 alle 18. Tante saranno le novità. Al di là della parte, diciamo, mostra mercato, ci saranno attività in vasca, quindi piscine per prove di esche di artificiali, e la grande novità quest'anno è l'inserimento della pesca a mosca, con anche l'allestimento proprio della vasca per fare questi lanci, peraltro molto scenografici, dedicati appunto alla pesca a mosca. Ci saranno anche attività per bambini e quindi è una manifestazione aperta a un target veramente generico, sia agli appassionati ma anche proprio a tutte le famiglie che hanno interesse a trascorrere un weekend diverso dal solito. Novità un po' di quest'anno è anche il Fishing Party Show. Sabato sera dalle 19 faremo una festa aperta a tutti quanti, quindi anche chi non partecipa alla manifestazione ma ha voglia di trascorrere un sabato diverso, al padiglione 2, musica dal vivo con un gruppo emergente di Ferrara, i Jane Doe, e un DJ set con Pippo DJ. Buon cibo, birra, insomma, per trascorrere una serata un po' diversa dal solito. E intanto sabato prossimo, quindi parliamo sempre del 15 dicembre, appuntamento con musica e solidarietà alla Sala Estense assieme all'Associazione Giulia. Vediamo. Parliamo di un appuntamento importante che si terrà sabato pomeriggio, 15 dicembre, uno dei weekend prenatalizi, tante le iniziative, tra le varie ce n'è una importante che vede protagonista l'Associazione Giulia, ore 16, Sala Estense. Che cosa succede sabato? Sabato pomeriggio alle ore 16 presso la Sala Estense ci sarà uno spettacolo, il nome è Christmas Show, dove vedrà protagonisti due gruppi, la corale dell'Associazione Giulia Onlus e il gruppo Dance Academy diretto da Elisa Ferrari. I due gruppi canteranno e balleranno insieme. Il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto chiaramente ad Associazione Giulia. L'ingresso sarà ad offerta libera, noi vi aspettiamo perché può essere un'occasione per imparare anche qualcosa di nuovo e per conoscere l'Associazione Giulia e i progetti che da oltre 20 anni sta sostenendo. Progetti sempre molto importanti, e quindi diciamo che è anche un ottimo pretesto per fare una donazione, per far sentire la vicinanza alla vostra associazione in un periodo come quello di Natale, in cui c'è bisogno di sostegno alle associazioni. Certo, c'è molto bisogno, ma soprattutto per l'importanza dei progetti di Associazione Giulia, che sono due progetti che sostiene da oltre 20 anni, e sono appunto psico-oncologia e musicoterapia. E quindi con i finanziamenti che Associazione Giulia riesce a recuperare, a mettere insieme, paga due figure professionali, uno psicologo e un musicoterapeuta, a disposizione dei bambini e delle famiglie che sono ricoverati presso l'ospedale Sant'Anna, la pediatria e il reparto in particolare di oncologia pediatrica presso la pediatria appunto di Ferrara. E allora a questo punto, visto che la motivazione è importantissima, lasciamo dire alla volontaria, in questo caso supporter da tanti anni di Associazione Giulia, di nuovo orario e location. Allora, Sala Estense, vi aspettiamo tutti alla Sala Estense, sabato pomeriggio ore 16, sabato 15 dicembre, Christmas Show.
E adesso la pagina sportiva, perché parliamo di volley, in particolare il centrale Francesco Forte scommenta la vittoria di domenica scorsa della Crifi Quattro Torri per 3-0 contro Modena. Vediamo. Grandissima partita, veramente. Combattuta sin dal primo all'ultimo punto. Abbiamo spinto sull'acceleratore, veramente una gran bella partita. Gli avversari, diciamo che ci hanno sofferto un po' su queste prime battute, sono svegliati un po' nell'ultimo set, ma noi con la nostra grinta, con il nostro bel palazzetto e il pubblico ci hanno fatto prendere finalmente questi tre punti. Adesso andiamo a Morciano con la voglia di fare altri tre punti e goderci le vacanze di Natale sapendo di aver fatto bene. Avete fatto un ottimo risultato infatti contro un avversario che non era per nulla semplice, anche merito infatti, l'hai detto, di aver ritrovato il proprio pubblico che vi dà la carica, come vi siete trovati? Sì, un gran pubblico veramente che ci ha spinto, come ho detto prima, sin dall'ultimo, dal primo all'ultimo punto. È un avversario sì, veramente molto ostico, con un palleggio che mi ha fatto veramente correre oggi, però l'importante è che abbiamo tenuto i nervi saldi e che abbiamo portato a questi tre punti. E l'ultima cosa, Morciano, sì, l'hai detto, sì, per correre ancora più forte e finire bene là. Sì, io spero veramente di fare, tra l'altro nella mia ex squadra, quindi spero di portare a casa questi tre punti importantissimi e di godermi e di tornare a casa e fare una bella vacanza con voi. E siamo così in chiusura, vi ricordo come sempre il nostro sito internet telestesse.it, le nostre pagine social, Facebook, Twitter e YouTube. Grazie ancora una volta per averci seguito, l'appuntamento come sempre rinnovato alla prossima edizione.